Il 7 gennaio è terminata una entusiasmante esperienza, quella con Carlo Salvemini sindaco, un'esperienza durata 18 mesi, lavoro intenso, determinato, con la voglia e la volontà di cambiare Lecce. Oggi Lecce e i leccesi hanno la possibilità di ritornare a essere quella città che meritano di avere e noi cittadini leccesi meritiamo di essere. Un'idea di città appunto che parta dai principi fondamentali, che in democrazia sono fondamentali, come la partecipazione, per cui quei modelli adottati dall'amministrazione Salvemini, cioè il modello del consulta e dei comitati di quartiere, possano essere effettivamente, con il vostro voto del 26 maggio, essere messi concretamente al servizio della cittadinanza. E mi permetto di dire che sono modelli di partecipazione che da domani, dal giorno successivo, potranno anche avvalersi di strumenti importanti come per esempio il voto elettronico, di cui io sono stato attraverso una mozione il primo firmatario e diciamo il proponente, il promotore di questa iniziativa. Mi piace pensare alla mia città in una prospettiva del futuro. Cosa sarà Lecce tra 5 anni, al termine della nostra esperienza amministrativa, che presuppone chiaramente un lavoro quotidiano, determinato, e quindi una legge che valorizzi al massimo quelle che sono le potenzialità. Partendo dalla valorizzazione di ciò che rappresenta il nostro patrimonio culturale, in una connessione, interconnessione con gli operatori, attraverso un patto di lealtà, un patto di comunità, rappresentato da quell'idea di piano strategico che coniugherebbe il patrimonio culturale con l'idea di cultura che si vuole affermare, con le arti e la creatività. Una città che è indubbio, ha una forte vocazione turistica e anche lì mi piacerebbe pensare che Lecce possa essere non più visitata dai turisti per le sue bellezze storiche e monumentali, storico-monumentali, ma per il suo programma culturale e artistico che è in grado di esprimere e certamente esprimerà. Un'idea di turismo che si sappia anche declinare nelle dinamiche sportive. Lo sport oggi deve essere al centro e lo sarà nei prossimi 5 anni al centro dell'agenda politica dell'amministrazione Salvini. Perché lo sport significa andare a educare i nostri e le future generazioni al sacrificio, al senso di responsabilità e anche perché no, a quella giusta dose di ambizione che consentirà ai singoli e a tutta la comunità di potersi affermare in un panorama non solo regionale ma nazionale e internazionale. Una città che sappia veramente conoscere, riconoscere i talenti e anche essere al loro fianco e non riconoscerli nel momento in cui ottengono, diciamo, gli apprezzamenti internazionali, ma che sia al fianco di queste persone, di questi ragazzi, di queste ragazze, sino al momento della loro formazione. Mi piace pensare alla Lecce del 2024 come una città che abbia saputo coniugare la meraviglia e la genialità dei suoi ricercatori e quindi del mondo dell'università, della ricerca, con le imprese. Quindi poter coniugare quello che è il binomio che passa dal concetto che la ricerca determina lo sviluppo di un territorio e in questo caso lo sviluppo passa grazie alle imprese innovative che si andranno a insediare in una città come quella di Lecce dove troveranno il terreno fertile dove poter crescere e rafforzare quindi tutte le dinamiche economiche che operano ed esistono intorno alle imprese commerciali. Mi piacerebbe una città che prestasse attenzione ai più poveri, ai disagiati. Mi piace pensare che in questa direzione mi sono fatto anche promotore di una mozione importante sul risparmio alimentare, richiamando appunto la legge Gadda, una mozione che è stata declinata in un provvedimento che è stato adottato dal Consiglio e quindi mi piacerebbe pensare che dal 27 quel provvedimento possa essere l'amministrazione Salvemini, autrice e diciamo, promotrice di quell'iniziativa, a poter diciamo, rappresentarla a tutta la comunità come un fiore all'occhiello della sua azione amministrativa. Mi piace pensare a un'idea di città universitaria non più diciamo, focalizzata all'attenzione verso ciò che gli studenti hanno bisogno,
rispetto all'erogazione di servizi, ma mi piacerebbe pensare a una città degli universitari, in cui la comunità stessa che si sente universitaria e quindi accoglie quel principio secondo il quale non dobbiamo riconoscerci in un processo di crescita del nostro tessuto universitario. Lo studente, ribadisco, è un cittadino permanente, temporalmente permanente, e non un cittadino intemporaneo come può essere un turista. Mi piacerebbe pensare che le problematiche dei giovani ricercatori che vivono oggi in una situazione di precariato possano essere rappresentate e ampiamente e anche sui tavoli istituzionali dell'amministrazione comunale, partendo dal presupposto che i nostri giovani cittadini, la futura classe dirigente, si forma con quei giovani ricercatori. E l'idea di una legge 2024 mi piacerebbe declinarla anche in una città per i bambini, dove l'esperienza di grandi operatori, illuminati operatori che vivono e operano in città, possa essere il presupposto intorno al quale poter determinare un'idea di città a misura di bambino. L'idea della mia candidatura con la lista Noi per Lecce nasce con la prospettiva di poter essere protagonista di un'idea del cambiamento che sappia coniugare tutte queste prospettive. Sono prospettive importanti che la città merita e i leccesi meritano di avere.